Ciao! Noi siamo fuori i cancelli del Palaflorio, stiamo aspettando che aprano le porte per il concerto. Finalmente! Aspettavo questo giorno da molti mesi, da quando ho acquistato il biglietto. Quindi Cremonini, non puoi deluderci, per favore. Noi ci aspettiamo il posto d'onore. Migliore. Migliore. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! La scuola non va, ma una Vespa una donna non ho. Ma una Vespa domenica è già, è una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà. Fuori città! E siamo entrate, finalmente. Abbiamo conquistato la transenna. Ora non ci resta che attendere, sono le 7:15 e c'è ancora un bel po' di attesa. Due ore, madonna. Due ore di attesa. Però ne vale la pena. Palco a guardarvi, speriamo che i vostri cuori insieme al nostro. Buona serata Bari, divertitevi! Dicono di me che sono un bastardo, bugiardo. Lo fanno soltanto perché dicono di me sono una strega drogata, truccata, piena di sé. Oh, dicono di me che sono una stupida frase da dire in un altro caffè.
tu sei figlio di un re, un capo di stato, che tu sia buono come il pane brutto e maleducato, che tu sia pazzo normale, gatto pure cane, guardi un ladro, non importa se sei fatto brillare, poi che mandi dottore, che mandi scienziato, poi che mandi ufficiale, che mandi soldato, poi persino morire. Lasciando ogni cosa, lo suo posto e partire, ci sia solo la vita per me. Voglio te, fino in fondo, devo convincerti che capirai che c'è un bello per me. Mi farò male a te, corpo, ma pieno di paure. Questo che vuoi, questo che vuoi.
vengo dalla carta da lettere bianca, mi dice che sono uno stronzo di prima categoria. E le rispondo, la colpa non è mia, è colpa di Beatrice che a sua volta mi scrive dalla carta da lettere gialla, mi dice che sono un materialista. Chiara mi ha fatto una lista dei difetti che ho, mia madre dice invece che non ne ho, che non ne ho. Guarda, non sono certo uno con cui fare una guerra, capisco il progetto da perito, ma io non sono più andata, non sarò mai avvocato, tanto meno giornalino, va bene. Ho capito, comprendo che ti dico, dopo essere un'offesa, al contrario, vedi, ma sono una difesa, vedi, ma tu non mi parli, fai l'offesa, vedi le mani. Caccia. Poesie scritte dalle giornate, sì. E non che interessa per un uomo le gelosie. E tra di me le basi. Notti, notti, notti con te non è come me. Dobbiamo assolutamente recuperare. E allora la prossima canzone è soltanto ed unicamente per gli lidi. Per ballare ha bisogno di parole. Ottobre, oggi è arrivato ottobre, la sua cappotta nella piove, e sulle finestre dove milioni di persone sono bambati indietro, in cerca del presente, cercando una risposta a questo cielo a specchio di novembre. Con dietro attaccata una taglia, che cade la stessa.
siamo il concerto è finito e questo si dovrebbe notare dalle nostre ugole e da implorare e gridare i cremonini. Adesso abbiamo la voce anche di Franco dalle nostre Califano. Facce. Vabbè, siamo abbastanza sconvolti, ma molto entusiaste. Ci è piaciuto un sacco. Vediamo l'ora del prossimo concerto. Chissà se ci sarà qualche siamo altra tappa ci sarà. Del tour. Cremonini è fantastico. È sta bollo a motore. È sta bollo a motore. È bellissimo. Dovevo intervenire per forza. Avete presente il detto? Sì. Altezza mezza bellezza. Cioè. In realtà Madonna mia. Oltre all'altezza, cioè in realtà molto di più. Mezza bellezza, però. No, che cosa dici? No, è altezza. Ma che detti ti avevo insegnato? Vabbè, lasciamo. Madonna mia, cioè è fantastico. Poi mi chiedono perché sono ossessionata. Beh, è facile. È facile è capirlo. Andate ad un concerto, lo capite. Andate al suo concerto. Io non so come. E capirete, ve ne innamorerete pazzamente. Poi mi direte se non avevo ragione. Però adesso andiamo a casa. Vabbè, ci proviamo, dai. Un bacio. Ciao ciao.